Movimento 5 Stelle non ha mai, non si è mai legato, ad un gruppo sociale di riferimento. Questo è invece un errore che noi dobbiamo evitare nel futuro. Cioè non bastano solo i movimenti di opinione, che servono. Servono e quella parte di voto va presa, ma poi si deve esplicitare il proprio riferimento sociale. Questa è una lezione dei grandi partiti di massa del Novecento che va recuperata. Non ci sono ingenuità su questo. Non ci dovrebbero essere, perlomeno. Bisogna strutturarsi attorno ad un gruppo sociale economico, intendo, ed esplicitarlo. Perché se tu vedi anche a oggi i partiti che funzionano meglio sono quelli che lo fanno questo. Che in realtà ogni economia ha dietro una visione delle cose, una visione dell'uomo, una visione del mondo. Noi oggi siamo nel neoliberismo, che è l'economia della globale e universale mercificazione dell'uomo. Quella è l'antropologia dietro, quella è la filosofia che non viene mai esplicitata, non viene mai discussa, ma è quella la visione del mondo che c'è dietro. Ecco, io credo che quindi per pensare un'economia veramente diversa, se vogliamo veramente proporre un modello diverso da questo capitalismo becero e violento a cui assistiamo da decenni e che rischia di intensificarsi molto a seguito della pandemia, bisogna lavorare molto sulle profondità, direi sugli abissi linguistici della nostra cultura, che sono permeati da questa visione antropologica. Questo mondo ti dà il superfluo, ti dà discorsi superflui, ti dà analisi false, ipocrite, ti dà volti falsi, volti dico di politici, di uomini della cultura. Ecco, noi cerchiamo invece l'indispensabile, il cuore della contemporaneità. Io credo che questo cuore oggi abbia molto a che fare con la trasformazione della città, la trasformazione della politica. Ma allo stesso tempo, e direi in una maniera inedita rispetto a come è stato pensato nel corso degli ultimi secoli, anche un rapporto con la trasformazione della soggettività. Quindi parliamo di soggettività politiche, credo che dobbiamo interrogarci nuovamente sulla soggettività umana, su che cosa sia la soggettività umana. Perché per rispondere a questa domanda, anzi rispondendo a questa domanda, poi si genera automaticamente un pensiero politico, un pensiero economico, un pensiero eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi cerchiamo di rispondere nuovamente a queste due urgenze, la trasformazione della politica, del mondo e la trasformazione dell'io, del soggetto. Chi è oggi il soggetto della rivoluzione? Io credo che a seguito della crisi del progetto rivoluzionario moderno col 1989, questa domanda sia rimasta inevasa, sia rimasta non affrontata ed è questo per me uno dei problemi dell'attuale neutralizzazione di ogni vitalità culturale, politica e umana delle società occidentali. Vogliamo invece dare parola a questa voce, a questo impulso di reazione e di rivoluzione. E per fare questo però dobbiamo pensare a lungo come questa rivoluzione nuova deve e può avvenire, perché capisci bene che questo scardina molto del pensiero politico tradizionale, cioè che si basa fondamentalmente su una divisione tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. No? Nel pubblico tu ti occupi di economia, di Draghi, del PNRR e poi se hai problemi psichici te ne vai dallo psicologo oppure ti fai yoga a casa tua, che non è che è sbagliato. Però noi crediamo che se tu fai yoga veramente fino in fondo o se lavori veramente su te stesso, poi alla fine diventi un soggetto che scardina anche gli assetti economici e politici di questo mondo. Oggi, se tu non lavori su te stesso, direi che non hai né le energie né le idee. Perché in nome di che tu ti opponi al dominio del capitalismo? Se vogliamo approfondire un attimo questo discorso del fallimento del populismo, perché da molti anche di area più o meno neosocialista, persone che condividono un po' le nostre battaglie, viene visto come un'insufficienza meramente ideologica, programmatica, non avevano
per bene un'ideologia che definisse questo e quello, eccetera, eccetera. Mentre secondo te, mi pare di capire, c'è qualcos'altro che è andato male nel populismo, cioè sostanzialmente del Movimento 5 Stelle. Cioè, quelli che dicono sì, ah, mancavano di idee, ma io gli risponderei, quali idee? Cioè, quali idee potevano avere? Il socialismo degli anni 70? Io ho molti dubbi che quella sia un'ideologia che sia ancora produttiva da un punto di vista politico. Cioè, il problema è tutto lì. Quale ideologia? Quale idee? Cioè, perché il Movimento 5 Stelle ha preso il 35% e il Partito Comunista di Rizzo o altre realtà che anche dicono cose giuste stanno allo 001? Forse perché quel corso storico, cioè, chiamiamolo, insomma, oggi i termini, usare termini, si litiga usando termini, perché ognuno intende una cosa diversa. Mario Luzzi dice che le cose hanno superato i nomi, sono molto d'accordo. Cioè, oramai i nomi sono inadatti a descrivere lo stato delle cose, quindi ci dobbiamo intendere. Se per socialismo intendiamo quella cosa lì, che a mio avviso si è conclusa un'esperienza storica dell'89, non si può ripresentare dal mio punto di vista in quei dettagli. Altra cosa è prendere dal socialismo, ma direi anche dal liberalismo, cioè dall'intera eredità moderna, un resto che è ancora attuale, che è ancora contemporaneo. Questo sì, questo è stato l'errore ed è l'errore di tutti i postmodernisti e tutti quelli che liquidano le ideologie dicendo no, siamo post-ideologici, un cacchio. Tu sei talmente dentro l'ideologia che sei pre-ideologico, cioè neanche la riconosci. Il Movimento 5 Stelle è l'unico partito populista, mettiamolo così, in Europa, che non si rifaceva a nessuno delle due, a nessuna delle due tradizioni, cioè né di destra né di sinistra. Perché se guardiamo gli altri movimenti populisti o antisistema, erano anche minimamente legati ad una certa estetica, perlomeno. Pensiamo a Podemos, in cui comunque c'era un'estetica e un riferimento chiaro alla tradizione postcomunista. E quello per me era un ostacolo, non solo estetico, ma profondo, della sua capacità di cogliere l'urgenza dei tempi presenti, cioè di proporre pensieri nuovi. Il Movimento 5 Stelle l'ha preso, per esempio coniugando una certa tematica ecologica, le questioni dell'alimentazione alternativa, della critica alla medicina dominante, della critica al linguaggio dell'informazione, alla cultura. La cultura in Italia oggi è ancora monopolio della sinistra, della post-sinistra, chiamiamola come ci pare. Il Movimento 5 Stelle era libero di poterla criticare. Vediamo Grillo con che sfacciataggine, con che genialità criticava i giornali, i talk show, con una comicità straordinaria, cioè era un artista, quindi era contemporaneo. Purtroppo questi invece non erano artisti, erano semplicemente ripetevano, ecco, si ha a volte l'impressione di ripetere schemi. E invece no, il Movimento 5 Stelle questo l'ha colto e per me è la chiave del suo successo. L'errore del Movimento 5 Stelle è che non ha proseguito questa elaborazione culturale, cioè si è mantenuto spesso in quella ingenuità post-ideologica. In Italia non c'è solo un vuoto di rappresentanza, c'è anche un vuoto di potere. Cioè, poi quando tu conquisti anche il potere, ti scontri con delle strutture che non rispondono al mandato elettorale, che però perseguono una propria agenda politica indipendentemente dalle elezioni. E quindi quella sarà una battaglia molto forte, che chi si propone di cambiare le cose radicalmente, in profondità, come oggi è necessario, deve mettere molto bene in conto.